Buongiorno a tutti. Oggi vorrei condividere con voi una brutta abitudine che c'è nel corpo di Cristo, cioè di definirsi peccatori. Il titolo di oggi è Non più peccatori. E la scrittura sarà questa. Efesini 2, 8 e 9 dice: Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. È vero, siamo salvati per grazia. È vero, eravamo peccatori, ma non siamo più tali, non siamo più peccatori. C'è questo luogo comune di dire sono un peccatore salvato per grazia. È assolutamente un'affermazione sbagliata. È vero, commetti ancora dei peccati, fai ancora degli sbagli, ma il peccatore, tu devi comprendere, il peccatore, quando la Bibbia dice il peccatore, è la persona lontana da Dio, è l'empio, il malvagio, colui che si dedica al peccato, colui che ha la natura di peccato dentro. Ma quando hai ricevuto Gesù Cristo sulla croce, la natura di peccato è stata sradicata da te. Hai ricevuto la nuova nascita e non c'è più in te una natura di peccato. Il corpo ti avvolge, un corpo imperfetto che a volte ti porta a fare degli errori, che a volte ti porta a peccare. Ma tu non ti identifichi più nel peccato e non puoi più essere definito un peccatore. Tu puoi peccare, ma non sei un peccatore. Tu puoi fare un errore. Ma questo non fa di te l'errore. Tu non sei l'errore che commetti in Cristo Gesù. Perché tu sei visto, tu sei la giustizia di Dio in Cristo, dice Seconda Corinzi, capitolo 5, mi pare. Tu sei la giustizia di Dio in Cristo. E come fai a essere, a identificarti come la giustizia di Dio? Non che hai ricevuto la giustizia di Dio, ma sei la giustizia di Dio. Sei un portatore, una portatrice della giustizia di Dio e allo stesso tempo definirti un peccatore. La cosa è in antitesi. Ecco perché spesso, pensando di essere umili, persone fanno preghiere di falsa umiltà, dove dicono siamo dei vermi peccatori schifosi, ma una tua parola e saremo salvati. No. Smettila di guardarti così. Gesù Cristo non ha dato la sua vita per un verme. Ogni volta che tu ti identifichi come un peccatore, pensaci bene, un peccatore, che cosa può fare contro il diavolo che viene contro di lui? È un peccatore, è pieno di peccato. Se la tua identità è nel peccatore, è come un peccatore, tu ti identificherai nel peccato e tu, indovina un po', commetterai peccato. Più ti identifichi come un peccatore, più peccherai. Ma tu eri un peccatore, ora sei un giusto. L'antitesi, l'opposto di peccatore è giusto. Quindi scegli questa mattina, sei un giusto o sei un peccatore? Le cose non possono andare insieme. Sei un giusto che può peccare, ma non sei più un peccatore dal momento che hai ricevuto Gesù. La tua natura non è più quella di peccato, ma è la natura divina in te. La natura. Pietro dice che ci ha resi partecipi della sua natura divina. Il DNA di Dio scorre dentro di te e non puoi più essere definito un peccatore. I peccatori non andranno in cielo. I giusti ci andranno, coloro che hanno l'abito delle nozze, l'abito di giustizia, l'abito di purezza, che non è, come abbiamo letto, per le tue opere, affinché tu non ti vanti, ma è per l'opera di Cristo in te. Per l'opera di Cristo in te non sei più un peccatore. La tua natura è una natura di giustizia. Quando ti guardi allo specchio la mattina non devi vedere un peccatore, tu devi vedere un giusto di Dio. Non per le sue opere, ma per l'opera di Cristo, ma ti ha reso giusto. Gesù non è morto sulla croce per continuare a renderci peccatori. Gesù è morto sulla croce per vincere il peccato. E Romani dice: il peccato dunque, poiché non ha avuto potere su Gesù, di conseguenza avete creduto in lui e non avrà più potere su di voi. Ehi, smettila di definirti un peccatore. Chi commette un peccato? Chi si identifica col peccato si sposa col peccato, si sposa con la legge che risveglia il peccato.
E come ho detto recentemente a un gruppo di studio, io non posso di dire sono un peccatore salvato per grazia, è come dire sono un single felicemente sposato. Non ha alcun senso. Ero un single, ma mi sono sposato un tot di anni fa. E allo stesso tempo ero un peccatore, non è più parte della mia natura. Ora sono sposato con la grazia di Dio. Ora la grazia di Dio è il mio partner. Ora la grazia di Dio dimora dentro di me. E il peccato non ha più a che fare con me. Non posso essere moglie di due mariti, del peccato e della grazia. Io ho divorziato dal peccato, ho divorziato dalla legge e mi sono sposato con la grazia. Dio ti benedica.